Marie Laurencin. Uno stile personalissimo, adorato e richiesto dalle più sfavillanti personalità degli anni ruggenti parigini, una carriera folgorante, amicizie e amori tra le maggiori personalità dell'arte e dello spettacolo, compagna di Apollinaire, amica di Sonia Delaunay, ritrattista di Coco Chanel, collaboratrice di Diaghilev e poi il nulla. Come è accaduto a tante, troppe artiste che pure ebbero successo durante la loro vita terrena, ricordiamo Sophonis Banguissola, Lavinia Fontana, Rosalba Carriera, Elisabeth Vigée-Lebrun, Angelica Kauffmann, Adélaïde Labillé-Guillard, all'indomani della sua uscita dal corpo, il silenzio è calato anche su Marie Laurencin e sul suo lavoro. Nata nell'ultimo ventennio dell'Ottocento, ebbe ben chiaro fin da giovanissima che, nonostante le origini modeste, voleva fare arte. La madre, sarta, la voleva insegnante, ma Marie non si lasciò fuorviare e si iscrisse prima a una scuola di pittura su porcellana e poi a una scuola privata di arte a Parigi, che per le donne organizzava corsi pomeridiani gratuiti, e dove la giovanissima Marie cominciò a ritrarre se stessa, anticipando quello che sarebbe divenuto poi il suo personale stile ritrattistico, richiestissimo dalla migliore società della Ville Lumière. Qualche anno dopo espose le sue opere al Salon des Indépendantes e fu l'inizio della sua fortuna, poiché venne notata da Picasso, che la introdusse nella cerchia degli avanguardisti, dove incontrò anche l'amore della sua vita, il poeta Apollinaire. Marie, grazie alle sue tele così particolari, che ritraggono quasi esclusivamente donne, sole o in gruppo, longiline, dalla pelle candida e dai grandi occhi sognanti, impreziosite da un'onirica palette di colori pastello, ebbe senza molto sforzo successo e indipendenza economica. La Prima Guerra Mondiale la costrinse a trasferirsi in Spagna, dove conobbe Sonia e Robert Delaunay, che la introdussero nella cerchia dei balletti russi con cui i Delaunay già collaboravano. Marie si cimentò dunque anche con la creazione di costumi per il teatro, che convinsero per lo stile semplice ma allo stesso tempo raffinato e ricercato, quello stile che andava a ruba sui mercati d'arte giapponesi. Ebbe amicizie con diversi scrittori, tra cui André Gide e Lewis Carroll, di cui illustrò le opere. Anche dopo il ritorno in Francia, continuò a creare costumi per il teatro, collaborando con la Comédie-Française e il balletto di Roland Petit. Cinquantenne, venne insignita della Légion d'honneur e 2 anni dopo diversi dei suoi quadri furono selezionati per l'esposizione universale. Ma con la Seconda Guerra Mondiale e la successiva occupazione della Francia da parte delle truppe naziste, la fortuna cominciò a girare. Marie fu accusata di antisemitismo dai suoi connazionali durante la liberazione e fu arrestata con l'accusa di collaborazionismo, sebbene i tedeschi le avessero confiscato il suo appartamento parigino. Fu poi rilasciata per mancanza di prove, ma il mito di Marie Laurencin ormai era tramontato. La pittrice si ritirò a vita privata e dopo pochi anni, a metà del Novecento, morì ultrasettantenne e fu sepolta al Père Lachaise insieme alle lettere d'amore che Apollinaire le aveva scritto molti anni prima. Ebbe una vita ricca, splendida, fortunata, vincente e assolutamente libera. Forse per questo meritava di essere dimenticata dalla storia patriarcale. La scuola delle donne è lieta di onorarla con questo breve omaggio.